Cari amici bianconeri e non, ciao da Simone Avsim da Benevento, che festeggia stasera, adesso, in questo momento, la prima storica, impressionante, incredibile promozione in Serie A. Benvenuto in Serie A Benevento Calcio, la squadra della mia città, di cui purtroppo per me in questo momento me ne rendo conto non sono un vero tifoso, non lo sono mai stato, ma ovviamente ho sempre simpatizzato e sostenuto comunque a distanza questa squadra che ha fatto un miracolo, ha scritto la storia in maniera incredibile. Mai stata in Serie B in 87 anni di storia, ci è rimasta un solo campionato, dopodiché ha determinato i playoff per la Serie A, nel senso che battendo il Frosinone ha fatto sì che per motivi di classifica si disputassero i playoff che altrimenti non si sarebbero disputati. È partita svantaggiata nei playoff perché aveva il turno preliminare, lo ha superato la semifinale e ha vinto la finale di playoff questa sera a Benevento contro il Carpi 1-0. Quello che bastava, quello che serviva, quello che era necessario per scrivere la storia e raggiungere questo immenso traguardo. Pensate, una squadra che non è mai stata in Serie B va in Serie A dopo il primo anno di B. Questa è veramente una bellissima favola calcistica. Quando dicevano che in Italia storie come quella dell'Eister erano impossibili, si sbagliavano. Stasera il Benevento ha dimostrato che tutti si sbagliavano. Siete abituati a seguire i miei video che riguardano principalmente la Juventus. Io sono, resto un tifoso della Juventus, però che belle emozioni. Che belle emozioni da vivere nella città in cui sono nato e cresciuto, in cui ancora vivo. E quindi, prima di andare a vedere, se non a partecipare, a questa festa che ci sarà, immaginate, in tutte le strade della cittadina di Benevento per festeggiare questo evento straordinario, volevo fare questo video per dire benvenuto Benevento in Serie A. L'anno prossimo la Serie A avrà una squadra campana in più. In Campania ci sono quattro squadre che hanno disputato la Serie A: il Napoli sicuramente, la Salernitana ben poco, l'Avellino molto di più nei tempi passati, ora l'Avellino in Serie B insieme alla Salernitana, e il Benevento si iscrive nella storia per la prima volta, mai, ripeto, mai partecipato. Per la prima volta nel campionato 2017-2018 i colori giallorossi del Benevento calcheranno i campi di tutta la Serie A e tutte le squadre di Serie A vedranno Benevento, verranno a Benevento, conosceranno Benevento, ma credo che sarà una grande festa per i tifosi di tutto il sud, sicuramente non abituati ad andare a vedere la Serie A a Napoli, che è sempre qualcosa di molto difficile, come tutti ben sapete. Probabilmente troveranno tanti in Benevento un porto tranquillo da cui assistere allo spettacolo della Serie A, ma allo spettacolo del Benevento, signori, perché chi ha seguito la Serie B sicuramente sa che il Benevento è una bellissima squadra, una squadra da Serie A già quest'anno, così come l'anno scorso era già da Serie B quando stava ancora in Lega Pro. Giocatori veramente di livello da prima serie, anche se ovviamente da diciamo medio-bassa classifica sotto certi aspetti, ma questo poi si vedrà l'anno prossimo. E sto parlando di Alessio Cragno, un grande portiere, promessa per il futuro, ma già adesso molto forte. Di Fabio Lucioni, signori, Fabio Lucioni, se non lo conoscete, andate a vedere che cosa è capace di fare questo difensore centrale. Capitano di lungo corso a questo punto del Benevento, e poi c'è Walter Lopez che si è distinto anche quest'anno come terzino, veramente un bellissimo giocatore. Viola che è emerso nel corso del campionato, Ceravolo che ha deciso i playoff con il gol nei minuti di recupero contro il Frosinone e che ha deciso tutto il campionato del Benevento. Ciciretti che è uno dei pochi non di proprietà del Benevento, attenzione perché la potenza economica del Benevento è quella che potrebbe fare la differenza nel primo campionato di Serie A, che ha fatto la differenza in queste due promozioni. Amato Ciciretti che è in prestito, però è colui che ancora insieme a Ceravolo ha fatto veramente grandi scintille e ha fatto parlare di sé in tutta la Serie B e non solo. Si è parlato addirittura di lui in chiave mercato nella finestra invernale. E poi Puskas che ha deciso questi playoff con 3 gol in 5 gare, anche stasera ha segnato il gol decisivo e ne dimentico sicuramente qualcun altro, ad esempio Cibsa, grande prestazione, grande campionato anche il suo. Ma in generale è una squadra che ha prevalentemente giocatori di proprietà e tanti, tanti giocatori di livello da Serie A. Sicuramente, quindi ci sarà un'altra
bella realtà calcistica in Serie A l'anno prossimo. Io spero che tutti si possano innamorare del Benevento come squadra simpatia e però magari subito trovarla antipatica nel momento in cui dovesse cominciare a vincere e a fare sul serio, salvandosi e proseguendo il suo cammino in Serie A per molto tempo. Nel calcio che conta, io ovviamente, lo dico tra parentesi, egoisticamente sono felice doppiamente perché so che l'anno prossimo per la prima volta in vita mia potrò vedere la Juventus nella mia città, da tifoso della Juventus in ogni caso. Ma in generale questo è, ripeto, una festa per tutto il sud perché c'è un nuovo punto di riferimento dove vedere la Serie A e questo è sempre un valore aggiunto perché nel sud Italia sappiamo bene le squadre che riescono a raggiungere la Serie A sono sempre poche e sempre di meno. Il Benevento fa eccezione, fa la differenza e andrà a giocarsi la Serie A. Vado a vedere i festeggiamenti, vado a vedere la premiazione e a salutare, a congratularmi con i tantissimi amici d'infanzia, d'adolescenza e attuali tifosissimi del Benevento, innamorati della loro città e di questa squadra. Siamo veramente tanto felici e sicuramente penso anche chi ha seguito da tifoso neutrale si è emozionato a scoprire questa realtà e questo pezzo di storia che è stato scritto stasera allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Vi saluto, vi rimando ai miei prossimi video in cui parlerò probabilmente di calcio mercato e di Juventus. Iscrivetevi al mio canale se non lo avete già fatto, lasciatemi i vostri commenti e seguitemi poi anche sugli altri social, su Twitter Simone Avsim e su Facebook Simone Avsim Juve. Sempre forza Juve, ma forza Benevento.